No, ecco, ti ricordi quando ti ho detto... No, ti ricordi quando ti ho detto che mi erano sparite le chiavi della macchina? Che non le trovavo? Che sono andato in macchina, non trovavo le chiavi. E dicevo, cazzo, ma sono qua. Le chiavi dove sono? Non, cioè, non, devo andare a lavorare domani mattina. La macchina mi serve, cazzo. Ho anche la macchina in divieto di sosta davanti a un negozio. E domani mattina chiamo i carabinieri. Se non gliela sposto. Cerca le chiavi, cercale, guarda sotto il letto, le chiavi non ci sono. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, le chiavi dove erano? A bordo del letto, dove avevo già guardato. Ed ero a casa sua. Cioè, le chiavi della macchina sono riapparse. Le chiavi della macchina, ok? Sono riapparse nel posto, cioè sotto la sponda del letto. Ok, io avevo già passato la mano, avevo guardato sotto bene con la torcia del telefono, le chiavi non c'erano. Dopo mezz'ora che cercavo le chiavi, ho poi guardato anche la strada che ho fatto, ho guardato per terra con la torcia e tutto, non ho trovato niente. Quando sono andato su a controllare ancora, no? Sono entrato in camera, la prima cosa che ho visto le chiavi dove avevo già guardato, ed erano in bella vista, eh. Cioè, cos'è? Le ha fatte sparire, lui me le ha fatte ritrovare? Ma con che scopo? Con che scopo mi fai tirare via le chiavi della macchina? Cioè, cos'è? Per fare in modo che io non andassi via, per tirarmi nella tua casa, nella tua trappola, nella tua tana? Capito? Ed è stata quella sera che lui è scattato. Capito? E qualcosina. È stata sì quella sera che lui è scattato, no? Che vabbè, poi non è che gli ho tenuto il muso perché poi vabbè, lui mi ha detto guarda mi dispiace, non pensavo, stavo scherzando, non volevo farti paura, smettila, mi ha detto di fare lo scemo, no? E io ho detto vabbè, può succedere, fa niente, magari sono stato io che l'ho presa troppo seriamente. E vabbè, poi se ti abbiamo chiacchierato, se ti fumi la sigaretta, poi... Però poi alla fine non... Cioè, poi c'è stata questa cosa delle chiavi della macchina e quella sera dell'incidente lui mi ha detto stai qua, stai qua, stai qua, stai qua, come va il motorino va bene, un quarto d'ora, 20 minuti, quanto è passato, non lo so. E poco tempo dopo ho fatto subito l'incidente con una macchina che veniva fuori a fare spenti, capito? Che è sbucato da nulla, sta macchina di merda qua. Sì.